Da che mi ricordi, ho sempre voluto fare il gangster. John, sono qua sotto, scendi che fa caldo. Crazy about a hard-headed woman of mine. Io ho fame, lo voglio un cheeseburger. C'ho lo stomaco chiuso e poi sono diventato vegetariano. Vegetariano? Ma neanche le patatine? C'ho lo stomaco chiuso. Non hai smesso di fumare? Sì, infatti. Minchia amica, ma perché non te le pigliavi? Non ce l'avevi lo stomaco chiuso? Ma quanto casino fai per una patatina? È una questione di coerenza! Ancora, te la taglio ste minchia da mano! Stai calmo, fumati una sigaretta! Non fumo, eppure tu hai smesso! Sì, ma non posso diventare non fumatore e vegetariano nello stesso giorno, non è da bravo ragazzo! Ora te sparo! No, no, ok. Guarda là! Senti, ma quando è che ti metti la testa a posto tu? Che vuoi dire, scusa? Un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo. Minchia, sempre con queste frasi da film di seconda categoria. Saranno belle le soppe che te vedi tu. Sono bellissime. Dallas, Bobo Botte. Ce la finisci? Ma com'è che devi avere sempre ragione tu? Tienilo bene a mente. Un bravo ragazzo ha sempre ragione. Anche quando c'ha torto c'ha ragione. Ma sì, ora me lo segno proprio, guarda. Sì, scherza. Scherzo. Hai sentito di Sonny Carota? Sonny Carota? Sì. Quello con i capelli tutti... Sì, col naso un po'... E gli occhi tipo... Esatto. No, che vuole? Ormai niente. Allora che minchia mi chiedi? Lo hanno ammazzato. Ah. C'è stata una rissa al locale di Vinny Ballerino e un tizio gli ha spaccato la sedia con una schiena. Cioè la schiena con una sedia? E io che ho detto? E la moglie che dice? E che deve dire? È convinta che sia stata Tony Due Denti. Tony Due Denti? Già. Ma se quello non riesce neanche a comprarlo una sedia? Vagliela a dire. E che minchia c'entro io? Nel senso, vagliela a spiegare. Ah, ma c'è tu? Sei proprio cretino. Ancora con quest'acqua di mare, Michi, ma non ti sei stancato di ficcarti dall'acqua salata nel naso? Senti, amico, è grazie a questo che mi sono fatto un nome, ok? Un soprannome? E io che ho detto? Forza, entriamo nei personaggi. Ci penso io stavolta, eh? Lascia stare. Niente, amiche, mi sembra tutte cose tue, ogni tanto le vorrei fare io le domande. Johnny, tu sei il braccio, sono io la mente. Ma che te lo dico a fare? Ma solo una volta. No. Ti faccio guidare la mia macchina. Ma che me la faccio di guidare quella macchina di merda? Quindi la mia sarebbe una macchina da merda? Certo che è di merda. Allora lo sai che ti dico? Che me dici? Lo sai che ti dico? Dimmi. Minchia amica, me lo sono dimenticato. Senti, ci sono tre modi di fare le cose qui. Il modo giusto, il modo sbagliato e il modo in cui le faccio io. E scusate, chi siete? Che cosa volete? Dov'è Jack? Sì, dov'è? Senti, abbiamo un sacco di cose da fare oggi, quindi vedi di non farci perdere tempo. Sì, un sacco da tempo. Non conosco nessun Jack. Ah, non lo conosci? Ah. No. Va bene.
Allora, vuol dire che abbiamo sbagliato. Va bene, allora... Va bene. E andiamo, perché ce ne siamo andati? Secondo me stava mentendo. Ma che? Era sincero. Non lo so, amici, a volte sembra un po' troppo buono. Ehi. Un po' troppo gentile. Secondo me dovremmo tornarci. Senti, sono io che decido quello che dobbiamo fare, ok? Secondo me è meglio tornarci. Giusto, sono d'accordo. Non avevi smesso di fumare? Ho smesso. Ancora voi? Allora, che succede adesso? C'hai paura di Mickey? Non fai più l'arrogante, eh? Già, che succede? Allora, ce lo puoi dire adesso dove si nasconde Jack? Ah, fai ancora resistenza. Ti devo tagliare l'orecchio con il rasoio per farti parlare. Johnny, questa non parla, le taglio un orecchio. Mickey, guarda. No, aspetta, lascia parlare me. O vuoi che ci pensi Johnny? Guarda che Johnny ha un brutto carattere. Non lo devi fare arrabbiare perché c'ha la pistola. Vuoi assaggiare la sua canna? Mickey, t'ho detto di non mi interrompere. Sto parlando con la signorina e non è educato. Diglielo tu che non è educato. Te lo dico per l'ultima volta. Guarda che le ferite che faccio io non si remarginano. Apri quella cazzo di bocca e dici dov'è Jack! Mickey! Che c'è? Minchia, c'hai il naso adesivo, come fa a parlare? Ah, già. Ma perché non me l'hai detto prima? È 2 ore che cerco di dirtelo. Sì, ma stai calmo con me, ok? E ci provo a stare calmo, tu non mi fai parlare. Ancora con sta storia? Sì, ancora con questa storia. Ogni volta che cerco di parlare tu mi interrompi. Ok, non ti interrompo più, parlo. Oh. Dunque, stavo dicendo. Minchia, però lei mi interrompe, non ce la faccio più, divento pazzo! Sta calmo, sta calmo. Vediamo che vuole questa. Jack. Ma che cazzo? Mickey? Che c'è? Mi sa che non era Jack. He brewed white lightning till the sun went down, and then he'd fill him a jug and he'd pass it around. Mighty, mighty pleasing, pappy's corn squeezing. White lightning. Well, the G-men, T-men, revenuers too, searching for a place where he made his brew. They were looking, trying to book him, but my pappy kept on cooking. White lightning. They were looking, trying to book him, but my pappy kept on cooking. White lightning.